Ciao, sono Luca e in questo video, come sempre, vedremo qualcosa di diverso rispetto al solito per quanto riguarda alcune dinamiche che entrano in gioco che molto spesso possono permetterci di fare un salto di qualità nel lungo periodo, ossia l'interesse composto, che non è un discorso bancario, ma in questo caso si applica ovviamente a qualsiasi abitudine che nel lungo periodo ci porta a fare un grande salto di qualità. Interesse composto vuol dire, per come la intendo io in questo contesto del fitness, che sia allenamento o alimentazione, fare ogni giorno un qualcosa di piccolo, quindi non cambiamenti, diciamo, epocali da un giorno all'altro, però un qualcosina che ogni giorno mi permetta di piano piano andare nella direzione giusta. Un po' come dire banalmente che giro leggermente lo sterzo della macchina nel lungo periodo, piano piano comincio a spostarmi rispetto alla linea in cui ero, oppure ogni giorno aggiungo un mattone e dopo un anno ho un muro o una casa intera. Il principio banalmente, molto semplicemente, è quello. Quindi fare ogni giorno delle piccole azioni ripetute che mi possono piacere, che sono sostenibili, che mi procurano piacere e non mi pesano, che magari sul momento non mi permettono di vedere la panoramica. Io aggiungo un mattone, non la percezione, però dopo un anno io ho una casa intera dove andare a vivere. Quindi è molto importante perché ovviamente nel breve periodo non c'è la consapevolezza di quello che vado a ottenere alla fine, quindi l'eventuale mattone metaforico che aggiungo o tolgo, diciamo, non, come dire, non mi permette di avere questa percezione di quello che poi andrò a ottenere. Viceversa, magari poi noi siamo tutti quanti, puntiamo ad avere i risultati molto alla veloce, quindi vogliamo avere la casa subito domani invece di mettere un mattone giorno dopo giorno. Il rischio qual è? Se mettiamo un mattone giorno dopo giorno, fra un anno abbiamo la casa. Se invece non mettiamo un mattone perché non c'è la consapevolezza, la percezione di fare qualcosa di utile che ci porta a un risultato, e contemporaneamente puntiamo a prendere la casa in un colpo solo, rischiamo di andare avanti per un anno a voler, o per 6 mesi finché non mollo, a voler la casa a tutti i costi. Nel frattempo poi mi ritrovo alla fine senza casa perché non ho fatto niente, perché io voglio sempre voglio un qualcosa di grande che magari non è ottenibile nel brevissimo periodo, senza fare quei piccoli passi che invece sono divertenti e sostenibili e che mi possono permettere di avere la casa fra un anno. Dopodiché si aggiunge il discorso che ovviamente il tutto, come detto 1000 volte, deve essere piacevole e sostenibile. Perché se io voglio la casa a tutti i costi, per, diciamo, immaginandomi questo futuro mitico in un contesto in cui quello che faccio, l'eventuale mattone che aggiungo, se la metafora regge, non mi piace, non ci vado da nessuna parte. Perché dopo o veramente mi ritrovo senza casa, quindi appena viene a piovere mi bagno, ormai siamo capiti, la metafora è questa, oppure ho la casa, però appena entro me la godo per 5 minuti e dopodiché rimango comunque nel mio stato di insoddisfazione. Quindi il discorso di aggiungere mattoni nel corso del tempo non è solo un discorso di efficacia dell'interesse composto, chiamiamolo così, 1, 2, 3, 4, 5, anzi, poi l'interesse composto poi dopo si moltiplica con diciamo, in maniera diversa, ma vuol dire anche per l'appunto che poi alla fine mi godo il percorso e quando alla fine ho la casa mi piace anche la casa e me la godo. Invece di, sono insoddisfatto, mi immagino magicamente questo futuro con la casa dove sarò felice, non faccio niente al momento presente perché non mi piace, e punto ad avere la casa, e se anche dovessi ottenerla per un qualche colpo di fortuna, comunque me la godo per 5 minuti, dopodiché sono di nuovo punto da capo. Quindi è molto importante rendersi conto di questo, perché con il mattone, dopo un mattone, sottostimo quello che posso ottenere ogni giorno, però veramente non mi rendo poi conto nel lungo periodo cosa voglia dire. Io stesso mi allenando da parecchi anni, col senno di poi mi rendo conto che l'esperienza, l'autoconsapevolezza, le competenze che ho adesso sono dovute a questo mattone, dopo mattone commesso nel corso del tempo, e che veramente ha un potere altissimo anche per essermi creato un lavoro. E soprattutto è un discorso che io ho fatto perché mi piaceva. Quindi diventa dopo impossibile iniziare e perseverare se non ti piace quello che fai, ancora prima dell'obiettivo finale, che non sarà mai netto perché sarà sempre un costante miglioramento. Quindi mi raccomando, questo vale per ogni cosa, che sia alimentazione, allenamento o anche al di fuori dell'ambito fitness. Ti deve piacere, nel momento che ti piace, aggiungi un qualcosina ogni giorno, si moltiplica e alla fine hai un grande risultato, però nel frattempo comunque ti sei goduto il percorso e ti piace quello che ottieni e in più continui, perché per l'appunto c'è ricavi piacere da quello che fai. Quindi questo è un po' il video di oggi. Ti rimando come sempre al mio paradigma autoconsapevolezza, e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.